Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi prova il tiro da difficilissimo in faccia all'avversario. Campanaro, non si dimentica mai. Il nostro appuntamento con tutti i figli di Campanaro, innanzitutto domani si gioca C-Silver, gara 2 di finale a Reggio Calabria, Palabottegella alle ore 19.30, la gara tra Viss, Reggio Calabria e Lamezia, con il Lamezia che ha l'opportunità di volare nello spareggio che si disputerà il 22 di aprile in quel di Salerno. In Casa Viola si attendono novità riguardanti il punto di organizzazione, che potrebbe essere uno soltanto. Oggi si gioca il playoff di C femminile, si gioca al Righi, al Geometra, con in campo Pantera e Cuscosenza. Partiamo da Viss Lamezia, do il buongiorno al nostro ospite Gennaro Rubino, come stai? Ciao Gianni, buonasera a tutti, diciamo bene. Sì, sicuramente sì. Potrei stare meglio, ma diciamo bene. Allora, come potete guardare sul 6-5-5 di Gede Terrestre, Gennaro è il giocatore più anziano del campionato, ha i capelli bianchi, la barba grigia, lunghissima. Gennaro, è una bella faticaccia questo campionato per te? Ma sì, diciamo che potevi risparmiarti magari di far presente questo aspetto che forse magari molti non e ti stanno vedendo, ti stanno vedendo, è quello il problema. Sì. No, vabbò. Sicuramente fatica rispetto a qualche anno fa, ovviamente per questioni anagrafiche è normale ci sia, però il tutto, compresi i vari acciacchi e i problemi che sto avendo da un 20 giorni a questa parte, diciamo che vengono così meno per l'entusiasmo che comunque diciamo l'emozione che ancora mi suscita scendere in campo, in particolare in una fase del campionato che penso sia quella che tutti vorrebbero, insomma, giocare a prescindere dalla categoria in cui ci si trova. Assolutamente. Dovete sapere che il nostro ospite Gennaro Rubino, scherzi a parte, sta dando un contributo incredibile a questo campionato. E sì, il giocatore più anziano, però ha la voglia di un under alla stregua dei vari giovani di questo campionato. E questo penso che sia un dato di fatto, e parlano le immagini e parlano le tue giocate. E come vi stai preparando verso gara 2? Ma diciamo che come dissi prima di gara 1, la cosa più, diciamo, più difficile in questi casi, dopo aver vinto magari la prima partita, è quella di arrivare, insomma, dopo che si arriva da una vittoria magari importante, entusiasmante, come quella di gara 1. La difficoltà principale penso sia quella di riuscire a, diciamo così, a riportare la concentrazione al giusto livello, la tensione nervosa, perché è ovvio che magari sabato è stata una partita veramente molto ma molto bella, palazzetto stracolmo, tifosi con coreografie sia da una parte, anche di diversi tifosi dalla Viss, una partita bellissima in cui entrambe le squadre hanno mostrato momenti di gioco secondo me davvero, davvero interessanti, e quindi difficoltà a ritornare concentrati, perché sappiamo benissimo tutti, ma non sono le solite frasi fatte che si possono dire, ma è la realtà, è quello che ha detto il campo sabato, partita sicuramente che sarà ancora più difficile di gara 1, perché la Viss ha dimostrato con quel secondo quarto, con anche, voglio dire, il terzo e il metà del quarto quarto, di poter giocarsi e vincere la partita, penso soprattutto frutto del fatto che comunque è una squadra che magari sarà un po' più diversa dalla nostra, perché magari può essere un po' più una squadra energia rispetto a loro, magari una squadra un po' più strutturata, però ricca di persone dalle qualità tecnico-tattiche, ma anche di esperienza non indifferente. C'è anche qualche tuo ex compagno di squadra dei tempi del basket Rosarno, dico bene? Sì, diciamo che è stata, infatti, voglio dire, è una partita sicuramente strana e particolare. Mari, ecco, in questi casi io ho tre compagni di squadra: Ciccio Radanotti ai tempi del basket di Pianopoli, poi Riccardo Rizzieri e Pasquale Tramontana per 2 anni a Rosarno. Sicuramente quando è così magari diventa un po' strano, perché magari in altre partite si riesce ad avere ancora di più la giusta tensione, magari qui vedersi contro persone con cui comunque
a prescindere dal fatto che sia stato un anno o due anni, si sono passati, diciamo, è rimasto un rapporto di amicizia che è continuato, continua dopo la pallacanestro, quindi sicuramente è un po' particolare. Magari certe volte ci si può anche trovare in difficoltà ad avere magari il giusto agonismo, però poi è ovvio che sia loro che io, giustamente, quando siamo in campo, ovviamente nel rispetto delle regole del rapporto che ci lega, poi ognuno giustamente gioca per la sua maglia e cerca comunque di fare il massimo per la propria maglia. Io non dimentico poi il preparatore della Vis, che comunque, secondo me, ho già detto, è la carta in più, direi, di quest'anno per la Vis. Sì, infatti io, parlando con tutti loro dopo quell'inizio, insomma, il giro è andato un po' così, mi hanno infatti detto che da quando era Davide Pignata, il dottor Davide Pignata, che è il mio carissimo amico, nonché il mio testimone di notte, quindi le cose sono cambiate, la squadra ha acquisito sicuramente molta più convinzione, molta più fiducia anche, che magari veniva meno per via dei continui infortuni che hanno colpito, insomma, la vita. Sì. E diamo un grande abbraccio a Davide, che tra parentesi è uno dei volti super storici del tifo legato alla Viola Reggio Calabria, con tanti chilometri sulle spalle e tante emozioni vissute con la Viola che fu, la Viola in Serie A1. E per quanto riguarda invece l'attività giovanile della Lamezia, ti ho visto attivissimo, come sta andando? Diciamo è andata discretamente bene. Io quest'anno ho diciamo così continuato l'attività che avevo intrapreso l'anno scorso in quella di allenatore dell'Under 14. Quest'anno mi sono occupato dell'Under 16, abbiamo finito il campionato giusto due settimane fa. Devo dire che magari un inizio un po' ostentato, ovviamente per me è ancora un campo in cui ho da acquisire tante insomma esperienza e conoscenza, poi difficoltà magari anche con una fascia d'età che, devo dire, penso, almeno per quanto mi riguarda, sia quella fascia d'età più interessante magari da allenare, quando se si parla di settore giovanile, secondo me, almeno questo è quello che suscita su di me, però tra problemi magari legati a giustamente anche a una fase della crescita in cui magari ci sono anche diversi altri interessi, molte volte magari c'è difficoltà a far capire magari appieno l'importanza che può avere, insomma, lo sport in generale, la pallacanestro, quindi il rispetto delle regole, lo stare in un gruppo. Però devo dire che alla fine siamo riusciti, pure con un giorno di ritorno un po' migliore, abbiamo chiuso probabilmente al quinto posto, su nove squadre. Devo dire che alla fine, almeno per quanto mi riguarda, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Poi ovviamente saranno i dirigenti che magari daranno un giudizio più preciso su quello che è stato, insomma, l'attività del mio gruppo. Si parla sempre di crisi della pallacanestro, sempre più in basso, pochi giovani, pochi numeri, però 1000 persone alla Lamezia non è un dato da poco al palazzetto. No, assolutamente. Io quello che tra virgolette mi entusiasma e allo stesso tempo un pochino mi preoccupa, ora ti spiego perché, è proprio questo. Cioè l'entusiasmo è quello di andare a giocare una partita, ma anche una partita magari di campionato che non aveva un grandissimo magari interesse, non suscitava un grandissimo interesse, ha sempre portato al palazzetto, cioè, 700-800 persone. Arrivare a giocare queste partite è un qualcosa di indescrivibile, 1000 persone, però allo stesso tempo la preoccupazione è quella di la paura che magari non si comprenda appieno in generale il momento storico che, secondo me, almeno alla Lamezia, dal punto di vista dello sport, è veramente importante ed è un momento decisivo. Perché? Perché purtroppo si è passati da anni in cui avevamo tipo la squadra di calcio, voglio dire, maggiore in Serie C, che comunque lottava per i primi posti, la pallavolo in Serie A, il basket era in C1, la vecchia C1, in cui ci la tua C1, esatto, e ti posso dire, c'erano un pubblico che era praticamente, non dico un quinto, ma arrivavi alla finale playoff col Canicattì che magari potevi avere quelle 400-500 persone a una finale playoff per la Serie B. Quindi sicuramente si è aiutati dal momento storico in cui il calcio è in questo momento alla Lamezia all'anno zero, cioè praticamente
La pallavolo vivacchia con due squadre in Serie B senza nessun tipo di sussulto, quindi sicuramente il basket è stato anche aiutato da questo, dal fatto che si è visto si intravede forse qualcuno ha capito che c'è mai la voglia di creare qualcosa di duraturo e che possa essere anche un po' più ambizioso. Quindi la mia paura è quella che appunto che non si capisca appieno che è un momento in cui bisogna magari fare anche un passo più in là di quello che già si è fatto per cercare di cementare questa presenza, questo entusiasmo che c'è e far sì che non rimanga appunto il frutto di mare di una stagione, due stagioni per poi andarsi a disperdere più avanti. Io credo che il rapporto tra sport nella stessa città sia fondamentale. Un esempio ce l'abbiamo vicino, insomma, Vibo Valencia ha fatto la C1, la vecchia C1, ha fatto tanti anni in Serie C regionale con squadroni, c'era soltanto la pallacanestro o quasi. Finita la pallacanestro abbiamo vissuto l'ascesa della pallavolo fino alla Serie A e tanti anni di Serie A. Se si va su Vibo c'è praticamente soltanto pallavolo quasi, conta tantissimo il risultato e fare seguito e fare traino. Da lì ovviamente è fondamentale il lavoro sul settore giovanile, crea nuove generazioni, sì, crea seguito, sì, genitori, investitori e sponsor. Sì, assolutamente, il fatto è appunto è quello lì, bisogna appunto prendere spunto, prendere comunque sfruttare, ecco, questi momenti per cercare appunto ancora di più magari di lavorare in maniera anche più approfondita magari come si sarà fatto negli anni passati sul settore giovanile per dare appunto un futuro alla pallacanestro, allo sport in generale, a prescindere poi da quello che può essere il risultato, che diciamo così poi è ovvio che spesso se avviene così in tutti gli sport, specialmente nelle realtà non grandissime, se vinci la gente ti segue, magari vinci un campionato, hai il palazzetto pieno, magari l'anno dopo fai un campionato superiore, magari perché giustamente nei primi anni provi a stabilizzarti, a salvarti, a cercare di creare delle basi e magari già trovi meno gente che è interessata a venire, perché purtroppo il tifoso è così, il tifoso vuole sempre magari vincere e primeggiare, altrimenti non viene al palazzetto. Però io quest'anno la cosa, così come l'anno scorso, ancora di più, visto che la squadra sicuramente non aveva il roster e l'ambizione che Mari può avere quest'anno, che è quella quantomeno di arrivare allo spareggio di Salerno di giorno 22, non sarà facile, nonostante, voglio dire, a prescindere dai risultati e dalla partita di cartello o meno, ha riempito lo stesso il Palace Park come non mai. Sì. Qual è il giocatore che toglieresti alla VIS, uno su tutti? Ma così mi metti un pochino in difficoltà, anche perché devo dirne uno, ovviamente dei miei tre amici ne potrei comunque dire soltanto uno, avessi detto tre, dicevo loro tre, e risolvevo così. Puoi sempre dire James Warwick. Sì, vabbè, sicuramente ecco è stato Warwick che magari quest'anno almeno fino ai playoff non l'ho visto il giocatore, che ne so, dell'anno scorso, di due anni fa, che avevo anche incontrato sia l'anno scorso ma anche qualche anno fa quando era con la gestistica gioiese. Posso dire effettivamente in gara 1 è stato, cioè ho rivisto diciamo così il Warwick che insomma si è potuto ammirare nei primissimi anni insomma qui in Calabria. Ha fatto una partita sicuramente di altissimo livello, ha permesso infatti alla VIS soprattutto poi nel terzo e quarto parziale, in cui loro comunque sono rimasti a contatto e si sono anche riavvicinati pericolosamente, è stato in alcuni momenti insomma, voglio dire, è stato difficile fermarlo per chiunque lo marcasse. E Longoria prima, Stanionis adesso, due giocatori diversi ma tutti e due efficaci, molto efficaci per questo Lamezia. E come giudichi questo passaggio tra stranieri, prima l'americano e adesso il lituano? Ma sì, come hai detto tu, sicuramente dei giocatori diversi, diciamo che come similitudine potrebbero avere il discorso dell'energia che mettono diciamo così nelle giocate in particolare offensive. Diciamo che ecco la differenza principale è quella che magari Stanionis è un giocatore a tutto campo, diciamo così,
piena attacco, grande energia, tiro, rimbalzo, passaggi, magari anche e soprattutto pure in difesa. In difesa diventa anche un fattore, quindi su entrambi i lati del campo diciamo che lui riesce ad avere la stessa energia sia da una parte che dall'altra. Con Chris Longoria era un giocatore un po' diverso, un giocatore un po' più da, diciamo così, da un ottimo giocatore da uno contro uno, soprattutto nei momenti magari di difficoltà in cui la nostra azione era congestionata, ci permetteva di trovare magari un canestro in momenti in cui appunto non c'era una via di uscita in attacco. Un giocatore molto forte, magari non aveva la stessa energia e la stessa fisicità o propensione, attitudine magari dall'altra parte del campo, quindi in difesa. Più che altro questa è la differenza che vedo, ti ripeto, poi magari tutti e due fisicamente molto forti, Stanionis forse ancora più roccioso magari di quello che poteva essere Chris. Sì, bello tonico, bello tosto, ogni contatto diventa qualcosa di problematico per gli avversari. Infatti ci permette magari anche di poter, ecco, anche un'arma in più magari a livello tattico, di poter appunto fare qualche adattamento anche in difesa, magari su giocatori un po' più, appunto, voglio dire, che giocano più vicino al canestro, cosa che magari non potevamo fare con Longoria. Quindi diciamo un giocatore un po' più completo da questo punto di vista, secondo me. Ti rivedi negli occhi, nelle giocate, nella voglia di vincere di qualche giovane nel basket di Calabria? Guarda, ti posso dire, ora nessuno si aspetterà quello che ti sto dicendo, però io vedevo in un ragazzo che ora non sta giocando più, della Mezia, un po' mi rivedevo, non so, lo conoscerai perché ha giocato, Simone Grande. Come no, certo. Esatto. Cioè, ti posso dire che io avevo detto, infatti, diverse volte, lo continuavo a dire, Mario, vedi qualcuno che ti somiglia, Mario, posso dire Franco, Gaetano, altri. Diciamo che, parlando prettamente, un giocatore che poteva somigliarmi per caratteristiche, magari è attitudine a stare in campo, insomma, sempre con la grinta che magari molte volte ti porta anche magari a innervosirti troppo facilmente, vedevo lui. Di altri ti posso dire sicuramente che dei giovani, che può essere Franco Gaetano, sicuramente che è quello che magari al momento è quello che più di tutti in prospettiva potrebbe... Sì, sì. Sì, sicuramente è un ragazzo che ha un'attitudine al lavoro e all'allenamento fuori dal comune. Dico fuori dal comune perché vedo tanti ragazzi, voglio dire, e difficilmente magari trovi quello che veramente si sbatte, si mette lì a testa bassa per cercare di superare i propri limiti e migliorare magari quegli aspetti carenti del proprio gioco. Quindi posso dire lui, ma io non lo rivedo come caratteristiche, come un giocatore simile a me, anche perché comunque è un giocatore totalmente diverso, 2,02 m, un giocatore molto più, voglio dire, che ha un altro tipo di gioco rispetto al mio, però sicuramente come voglia di arrivare, voglia di vincere, ecco, fondamentalmente è quello, perché io nella mia vita non ho mai avuto fare, diciamo, il giocatore di professione, però mi sono preso le mie soddisfazioni sicuramente sotto diversi punti di vista, ma il modo di stare in campo, come hai detto tu, è una cosa che ce l'ho dentro. Cioè, a me viene anche da giocare il 3 contro 3 o da giocare la partita amichevole, per me una volta che sei in campo c'è la voglia comunque di arrivare prima dell'altro, quindi a prescindere dall'avversario o dall'età. E in questo posso dirti che Franco sicuramente voglio dire ha tanto entusiasmo e tanta voglia di esplodere. È stato veramente un piacere parlare con te, Gennaro, e ci vediamo domani sera. Ok, a domani, ciao, grazie a te e buona serata a tutti. Era Gennaro Rubino, condottiero del Basketball Lamezia. Andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo. Tutti figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. C'è blocchi e riceve Fabi, blocco di Guariglia. Fabi, prova il tiro, andrà difficilissimo, in faccia all'avversario. Campanaro, non si udimentica mai.